Campagna Tube Channel, siamo qui ad Avellino per chiedere come trascorreranno gli avellinesi Pasqua e Pasquetta. Di solito si va in giro con gli amici o si sta a casa, vedremo, diciamo, le abitudini degli avellinesi. Pasqua 2022, come passeremo questa giornata Pasqua e Pasquetta? Allora, penso in famiglia, come al Pasqua sempre in solito. famiglia, Pasquetta poi sicuramente fuori. Cioè, noi abbiamo deciso di andare a Castellabate giusto per una gita fuori porta, per cambiare un po' la monotonia che viviamo qui tutti i giorni. Giusto, giusto, anche perché adesso hanno anche eliminato, diciamo, l'obbligo delle mascherine all'aperto, ora è passato già da un po'. Sì. Sì, anche noi, diciamo, fino adesso le portiamo e penso che continuiamo a portarle. Poi, magari se le togliamo. Non si sa ancora, però per adesso ci limitiamo a portarle. Ok, grazie mille. Pasqua e Pasquetta, come trascorreremo queste giornate? Andremo a Diamante, fuori Fuori. d'Avellino. Giusto, e come, visto che adesso hanno levato anche l'obbligo delle mascherine all'aperto, sicuramente questa cosa agevola anche gli spostamenti fuori dalla città. Sì, molto, agevola anche molto sull'economia. Importantissimo su questo, perché la gente, essendo più libera, può spostarsi e i ristoranti torneranno un po' ad avere una boccata d'aria, diciamo. E anche a tutti perché si esce un po' dalla monotonia, dalla. Basta, cioè, quest'aria è buona sì qua ad Avellino a un certo punto. Pasqua e Pasquetta, come trascorreremo queste giornate? In casa, con gli amici? No, no, vabbè, in casa comunque c'è il problema del Covid, quindi è meglio farlo direttamente tranquilli. Sì, direttamente con i parenti oppure basta. Stando in casa, pizze con le erbe, pastiere, tutti i Sì, prodotti. ho fatto tutto, un po' di tutto, pizza con le erbe, pastiere, un po' di tutto. Si tratta bene. Sì, ci si tratta bene, sì. Ok. Va bene, grazie mille. Pasqua e Pasquetta, come trascorreremo queste giornate? In famiglia, con i parenti o con gli amici? Diciamo che il Covid ha un po' cambiato la nostra vita, quindi per esempio io non so ancora di preciso cosa farò, però laddove dovessi organizzare qualcosa a Pasquetta sicuramente faremo tutti un tampone per essere sicuramente più certi, perché il Covid è comunque dietro l'angolo e in famiglia ho avuto poco prima una notizia, quindi purtroppo è questo. Anche perché diciamo che adesso hanno tolto anche l'obbligo della mascherina all'aperto, però. Come si vede, io ce l'ho ancora e non riesco a stare tranquilla Dal punto senza, di vista purtroppo. multi questa scelta comunque. Ma purtroppo è così ed è anche brutto perché fondamentalmente abbiamo perso tanto tempo e tanti anni che nessuno poi ci darà, soprattutto a noi giovani. Pasquetta, come trascorreremo queste giornate? Con gli amici, in famiglia? In famiglia, in famiglia. Oggi hanno anche tolto da un po', diciamo, l'obbligo della mascherina all'aperto, quindi sicuramente gli spostamenti sono favoriti, però molta gente decide di trascorrere in casa. Sì, siamo ancora un poco legati, non ci siamo ancora lasciati andare, quindi anche camminiamo con la mascherina perché non riusciamo ancora a toglierla. Psicologicamente non siamo ancora pronti ad affrontare proprio tutto, diciamo, con leggerezza e Naturalezza come prima, quindi. come prima, Sì, esatto. sì. Poi piano piano, se come uno si augura le cose andranno sempre meglio, il passo si farà, però per adesso usiamo un po' di prudenza. Immagino che stando a casa anche pizza, diciamo, prodotti come pizza con l'erba, altri prodotti casa ne sono stati fatti a migliaia. Anche da un periodo in cui abbiamo impastato tanto, quindi cioè Sì, però la la tradizione la tradizione, rispettiamo. La Sì, tradizione si rispetta. rispetta. Non c'è Pasquetta e Pasqua senza il casatiello, la pastiera, la pizza piena. Va bene, grazie mille. Volevo chiedere Pasqua e Pasquetta, come trascorreremo queste giornate? A un matrimonio Pasquetta e a Pasqua in famiglia, come sempre. Ultima cosa, volevo chiedere, hanno tolto l'obbligo della mascherina? Sì, Sì, come si vede questa cosa? tranquillamente, cioè voglio dire, era ora forse, direi, visto. Va bene, grazie.